semicato, costituisce un po' un'anomalia nella sua produzione. Sì, allora, partiamo da qua, in realtà, nel caso del quantitativo, ma... sì, io pensavo di organizzare così, appunto, dato che si parla del quarto, stasera, sì, sì, partire dal quarto, poi, ovviamente... Quello più internazionale, perché i miei gialli sono tutti quanti ambientati in un paesino immaginario del Veneto, Sant'Anastasia, grosso modo dalle parti di Valdobbiadene, Boschiavia e 1000 abitanti, sono paesini che più o meno tutti incontriamo quando andiamo a fare i nostri girettini per la Val del Luna, e allora avevo questo problema che non potevo collocare in questo paesino, nella Marca Gioiosa, tutta questa serie di delitti, perché sembrava il Bronx, no? Allora, almeno uno lo faccio a letto. E la storia è un po' curiosa che ha colpito molto il dottor Duso, che è il giornalista di Gazzettino che appunto conduce questa serata, è che io avevo incontrato casualmente un'amica carissima di infanzia, che ho scoperto che insegnava all'Università di Padova, ma ci siamo incontrati appunto con quasi 40 anni. E così lei è diventata una lettrice appassionata dei miei libri e mi ha detto: guarda, avrei il piacere di ambientare il prossimo libro, non più in Veneto perché non sarebbe più, di pasta e fagioli e battute in dialetto, ma volevo fare una cosa più così, internazionale. E stavo pensando a ambientare in Croato, una storia di traffico d'armi, qualcosa del genere. E mi fa: no, ma perché? No, scusa, fallo a Creta. Cioè io sono 20 anni, vado a Creta, sono innamorata di Creta, parlo greco ormai, ho amici carissimi, ti aiuto io, ma guarda, io conosco la Grecia, sono stato a Rodi, sono stato a Cipro, per Creta non ho mai più di Greco. Oh, non ti preoccupare, ho detto io, senza fatto, non sono realista, ho cominciato a scrivere, mi sono trovato in grande difficoltà, tanto che ho dovuto poi usare, meno male, ringrazio ancora Google Earth, perché io sono molto preciso quando faccio le storie, già anche perché voi sapete che succede quando uno fa scrive libri gialli, cioè c'è sempre un lettore su 100 che dopo un po' che ti dice: no, vede, qua c'è una grave inesattezza, lei ha scritto che i due vanno al martedì sera all'antica Bessetta, cioè, lei è informo che il martedì sera la Bessetta è chiusa. Ma è normalissimo, perché di solito gli amanti dei libri gialli, penso che tu lo sai, sono molto attenti a particolare che rischi di trovare mai da certo. Ha fatto lo split col cinale dopo il video. Come mai ci sarà un problema? Quindi ho dovuto usare assolutamente tutti questi strumenti che per fortuna internet e la tecnologia mettono a disposizione per poter ambientare, perché poi Calò Coriò è un libro anche anomalo rispetto alla mia produzione, perché è un libro giallo classico all'americana, quindi fuga, coltellamenti, c'è bisogno di invasione dal carcere, eccetera, eccetera. Quindi anche appunto per tutta la scena dell'invasione dal carcere dovevo studiare i percorsi. Fuggire la polizia, poi è un libro che tra l'altro c'è anche tutta una parte storica, perché l'oggetto del contendere, che porta vari omicidi e quant'altro, è un antico kuros greco che si sospettava che si era perso durante l'invasione tedesca dell'isola durante l'ultima guerra mondiale, affondato mentre cercavano di portarlo in salvo con documenti e altre cose del museo di Iraclio, e invece non è tale, e quindi diventa che c'è una trattativa e quindi ci sono morti ammazzati. Quindi dovevo anche studiare tutti i percorsi di questo convoglio per giustificare il fatto che un camion con questo reperto sparisce nel mondo. Quindi era stata veramente un'impresa epica. Alla fine ci sono riuscito, e la mia amica, a cui ho dedicato il libro, ma con un commento ironico, sempre un'amica iniziale, sì, sì, la signora Paola, quando l'ho fatto vedere fino alla porta finale, mi scrive una mail, la ricordo ancora, dicendo: hai scritto che a Creta ci sono pinete intorno all'albergo, non c'è un pino marittimo neanche a pagarlo. Insomma, io prendo l'aereo e vado a piantare io i pini, perché... Alla fine poi ho trovato, sempre su internet, una foto di Suda, che è un paesino della parte sud di Creta, con tutti i pini marittimi, e gliel'ho mandato, e non farlo tanto. Comunque, perché è un libro molto anomalo. È un libro molto, molto, molto vivace, perché ho dovuto anche scrivere per in greco, quindi insomma mi ha impegnato molto, ma alla fine poi sono anche molto, mi sono divertito a scrivere. Quando uno si diverte a scrivere libri, vuol dire che insomma poi sono anche abbastanza ben costruito.